148 dzieci, ale myśmy już tylko nas wozili po wszystkich obozach, natomiast... Erano 148 i bambini che hanno deportato il giorno che hanno preso me e siamo stati portati in lager diversi. Anche mio papà è stato arrestato. I bambini erano torturati nei lager, dormivamo al freddo, era settembre. Tanti genitori con i loro bambini sono stati fucilati, 132 persone il giorno che hanno preso me. I bambini li portavano in diversi lager in tutta Polonia, erano divisi dai loro familiari. Io sono stata portata in un lager sul quale hanno fatto anche un film per raccontare come venivano trattati. Tutti i prigionieri venivano portati in un campo e le case dei polacchi erano date alle famiglie tedesche. Io allora avevo 11 anni, ma c'erano anche bambini più piccoli, di pochi mesi. Ricordo che c'era una famiglia con un bambino di 2 anni. L'hanno strappato dalle braccia della mamma e me lo sono preso in braccio io. Le mamme non volevano lasciare i loro bambini, ma gli venivano tolti con la forza. Nella nostra baracca eravamo tutti bambini, dormivamo al freddo, senza mangiare, in letti a castello. Avevo solo 11 anni, anch'io ero una bambina. Anche per me era dura, ma sono dovuta diventare grande subito per aiutare quelli più piccoli di me. Tutti dicevano che non saremmo sopravvissuti, invece a me è andata bene, in qualche modo ce l'ho fatta, ma è stata dura. No, ale po prostu opiekowałam się nim, ale wszyscy mówili, że nie przeżyje. Bo tak na piętrze żeśmy stali na łóżku, to tak jeden kot, nie wiadomo. Avevamo una coperta ogni 5 o 6 bambini. E allora ci scaldavamo stando vicini. Era settembre, c'erano le finestre aperte, faceva tanto freddo, ma stando vicini, con i più piccoli in mezzo, ci scaldavamo l'un l'altro.